Non ho tempo. È la più grande scusa e bugia che ci siamo inventati. E sai perché? Perché nella realtà, tradotto, significa non è una priorità per me in questo momento. E ti faccio un esempio concreto. Quante volte hai detto a te stesso o alle persone che conosci non ho tempo? Ma poi pensandoci, in realtà la risposta giusta sarebbe stata: guarda, non è una cosa che mi interessa al momento, oppure non è una priorità. E ti faccio qualche esempio concreto. Quando magari dobbiamo svegliarci a fare attività fisica o a farci una corsa, è così difficile, dobbiamo metterci tanta disciplina, e poi cosa raccontiamo noi stessi agli amici? Guarda, io in realtà ho poco tempo per fare attività fisica. Quando invece dobbiamo andare a berci una birra con gli amici al bar, piuttosto che andare a fare una corsa in moto o svegliarci presto per andare a fare una cosa che ci piace, guarda caso che il tempo lo troviamo sempre. Una volta che siamo d'accordo con questo, la prossima domanda che ci dovremo fare è: ma come faccio a ricavare più tempo per la mia vita, per i miei obiettivi e per le cose che mi piacciono? Ci arriviamo subito, ma prima ragioniamoci un secondo insieme sul perché nella società moderna abbiamo così poco tempo. Beh, banalmente perché siamo pieni di impegni. Impegni familiari, impegni personali, impegni lavorativi, impegni extra lavorativi e poi la tecnologia. La tecnologia, il marketing, marketing, la televisione, il computer che ci distrae continuamente dai nostri obiettivi. Quindi siamo letteralmente bombardati e dobbiamo costruirci una corazza per difenderci e per recuperare il nostro tempo. La prima cosa che ti consiglio è quella di allineare la tua filosofia e i tuoi obiettivi. Cosa significa esattamente? Ti faccio un esempio concreto. Il mio obiettivo a livello finanziario è diventare milionario aiutando più persone possibili a raggiungere i loro obiettivi. Benissimo, ma in tutto questo quanto sono disposto a sacrificare il mio equilibrio vita-lavoro? Nella mia filosofia ho deciso che sono disposto anche a metterci più anni, però nel frattempo che vado a conquistare il mio obiettivo voglio anche godermi alcune cose della vita, come farmi un viaggio ogni tanto, come andare a farmi un giro in moto, come semplicemente passare del tempo con i miei amici, con la mia famiglia e con la mia piccola figlia. Questa è la mia filosofia di vita. Non sono disposto a sacrificare tutto subito per il mio obiettivo, nello stesso tempo mi interessa il mio obiettivo. Quindi con questa filosofia ho inquadrato le mie regole del gioco. Il secondo passo da fare è identificare le attività ad alto impatto che ti permetteranno di raggiungere il tuo obiettivo. E qual è la domanda da farsi in questo caso? La domanda è questa: quali sono le attività e le azioni che mi avvicineranno più possibile al mio obiettivo? Ti faccio un esempio, potrebbe essere fare più marketing, fare più chiamate ai clienti, creare nuovi prodotti interessanti da vendere sul mercato. Tutte queste attività, una volta definite e che possono aiutarti a raggiungere il tuo obiettivo, vanno pianificate e programmate. Significa che devi metterle a calendario e devi fissare dei momenti ben precisi e dei giorni ben precisi dove tu andrai a lavorare su queste attività ad alto impatto, ossia quelle che ti aiuteranno a raggiungere i tuoi obiettivi. Il prossimo passo dove si perdono veramente tante persone è che non difendono il loro tempo. Cosa significa in pratica difendere il proprio tempo? Se io questa mattina ho deciso di registrare questo video per te, io sto difendendo questo tempo. Ho messo silenzioso il cellulare, ho spento tutte le finestre del computer con le mail, con le notifiche, con i pop-up, eccetera, e io sono presente in questo momento con la mente e con il corpo per fare questo video per te. E anche tu, quando avrai un'attività da fare, devi essere al 100% presente e devi difenderti da tutti gli stimoli esterni. Solo così riuscirai ad essere veramente produttivo, a raggiungere l'obiettivo della tua attività anche in poco tempo, e poi riuscirai a liberarti del tempo per altre attività secondarie o per le cose che ti piacciono. Ma una volta che abbiamo programmato, fatto e difeso il nostro tempo, riusciremo ad essere produttivi per tutta la giornata, per tutti i mesi dell'anno e per tutto l'anno? Purtroppo no.
perché siamo esseri umani. Quindi ci saranno dei meccanismi di autosabotaggio dove magari saremo distratti, dove magari ci perderemo minuti o a volte ore anche a guardare dei video, e devi sapere che va benissimo così. Quindi se tu sai che per esempio al mattino sei più produttivo e ti concentri sulle attività ad alto impatto, va benissimo se nel pomeriggio tu magari vai un po' a cazzeggiare piuttosto che a dedicarti a delle attività meno importanti per i tuoi obiettivi, perché tanto magari ci sono da fare anche quelle, però ne sei consapevole. E una volta che ne sei consapevole, crei quella giusta valvola di sfogo in modo da creare un equilibrio con te stesso. Quindi devi conoscere te stesso e capire quando mollare ed essere meno produttivo in modo da recuperare energia e poi essere di nuovo sul pezzo, essere di nuovo produttivo. Ma in tutto questo ci sono degli alleati che possono aiutarti, e questi alleati si chiamano strumenti. Possono essere strumenti analogici o tecnologici, come fogli di carta oppure Google Calendar, eccetera eccetera eccetera. E voglio farti vedere alcuni degli strumenti che utilizzo io per ottimizzare il mio tempo, ma soprattutto per avere più tempo per le cose che mi piacciono. Andiamo! Parlando di strumenti digitali, partiamo innanzitutto da Google Calendar. È uno strumento che utilizzo molto tutti i giorni e mi permette di organizzare il mio tempo e di suddividere i vari appuntamenti e le attività che ho. Per cui, come vedi, ci sono sicuramente tante attività già programmate, ma poi ci sono anche degli spazi liberi. Gli spazi liberi mi servono per recuperare le mie priorità e avere degli slot liberi dove posso concentrarmi sulle attività ad alto impatto aziendale. Poi ovviamente abbiamo la nostra fantastica email. Ti do alcune chicche di come cerco di utilizzare io la mail. La guardo 2-3 volte al giorno e ho dei momenti ben precisi della giornata in cui la guardo. Quindi una volta per esempio al mattino, quando arrivo, e questo mi permette di dare magari le varie indicazioni agli altri membri del team su come portare avanti le loro attività. Una volta a metà giornata e una volta alla sera. E in questo modo non sono sempre distratto dalle mail, ma ho dei momenti specifici per guardarla. Stessa cosa anche con WhatsApp. WhatsApp web può essere sempre acceso, ma cerco di rispondere solo in determinati momenti della giornata in modo da non distrarmi dalle cose importanti. Contenuti. Questo è un esempio di organizzazione dei contenuti, come quelli che sto facendo in questo momento proprio per te. Ma ti serve per capire che una volta programmate bene le tue attività e una volta che hai scelto il momento del mese, della settimana, della giornata per farlo, poi devi essere assolutamente disciplinato nel realizzare questi contenuti che ti avvicineranno sempre di più ai tuoi obiettivi. Altri strumenti possono essere come HubSpot, per esempio, che è un CRM, quindi uno strumento che ti permette di gestire i rapporti con i tuoi clienti. E qui, per esempio, quando devo fare delle chiamate, mandare delle email o mandare dei WhatsApp ai miei clienti, apro, vedo le varie attività che ho e posso gestirlo da lì. Altri strumenti come Asana, che sono più utili per il nostro reparto tecnico, quindi per chi gestisce servizi, per chi ha contatto con i clienti, e qui è uno strumento che utilizziamo per la parte produttiva dei servizi. E quindi, come vedi, ci sono tanti strumenti da utilizzare, ma la cosa più importante è mantenere la giusta filosofia. Quindi, uno, difendere il tuo tempo da distrazioni esterne. 2, e eliminare qualsiasi distrazione che puoi crearti tu. E la terza cosa è concentrarsi su attività ad alto impatto per la tua attività, per il tuo business. E in questo modo arriveranno i giusti risultati. Ci vediamo nel prossimo video e iscriviti ai nostri canali per non perderti nessuna novità. Ciao!